salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo videino storico con una spruzzatina di unboxing, tanto per mantenere vive le tradizioni. Come potete sentire, anche stavolta sono maledettamente raffreddato, un periodo perfetto per esserlo proprio a livello sociologico. Madonna, ma quando finirà? Ad ogni modo, l'idea per questa puntata mi è venuta da due prodottini che mi sono procurato qualche tempo fa, ma che per una serie di motivi sono rimasti sommersi da quintali di altra roba qua nel mio studio. Due robine che sono, tra l'altro, fra i motivi scatenanti per cui qualche tempo fa, un paio di video addietro, mi sono dato tanto da fare per trasformare quell'inutilità di Capcom Home Arcade in un arcade stick utilizzabile su altri dispositivi, Nintendo Switch in particolare. Ebbene sì, sto parlando di questi. Le edizioni limitate edite da Pixel Love, una società francese che si occupa di trasporre in versione fisica prodotti che difficilmente avrebbero un'uscita in questo formato. In questo caso, sia del reboot del 2019 sia della raccolta degli episodi storici di Samurai Showdown, grande serie di picchiaduro uno contro uno all'arma bianca che ha fatto la storia del suo genere. E insieme a The King of Fighter, Art of Fighting o Fatal Fury e svariate altre, ha plasmato le sorti della gloriosa SNK degli anni 90, quella che spadroneggiava sia in sala giochi che anche nelle case degli appassionati, con piattaforme hardware incredibilmente prestanti e anche a volte piuttosto irraggiungibili. Proprio queste due limited qui nelle mie mani, ovviamente in versione Nintendo Switch, saranno protagoniste degli unboxing, se così possiamo definirli, che vedrete a fine video. Ma prima, non possiamo che ripercorrere tutte le fasi che hanno portato all'avvio di questa serie di giochi che, come al solito, all'inizio era praticamente tutto tranne quel che poi è stata. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Bene, siete pronti? Lucidate bene la vostra katana, preparate una enorme barca di sushi da trangugiare durante la visione e via, seguitemi alla scoperta della serie di Samurai Showdown o Samurai Spirits o Samsho, insomma, come la volete chiamare, chiamatela. Partiamo. Conosciuta in Giappone con il nome di Samurai Spirits, la serie di picchiaroli all'arma bianca di SNK arrivò agli inizi di un periodo di grandissimo fermento, sia per il genere di giochi di combattimento, sia per l'industria videoludica nella sua interezza. Agli anni 90, un periodo magico, autentico coacervo di invenzioni, meraviglie, colpi di genio, ma anche di spettacolari fallimenti. Durante quell'intero decennio si poteva avvertire in modo sensibile la sensazione che il videogiocare stesse subendo un'evoluzione verso orizzonti mai toccati prima. Il divertimento digitale stava cambiando pelle, non solo adattandosi ai gusti e alle tendenze dei videogiocatori, ma assumendo dignità e un'identità propria, abbandonando gradualmente tutte le limitazioni tecniche e concettuali che fino a quel momento lo avevano tutto sommato costretto all'interno di canoni stilistici a tenuta stagna. SNK però all'epoca pareva immune all'influenza del futuro che avanzava, rimanendo saldamente ancorata ad una precisa visione imprenditoriale, quella dei videogames arcade, in cui le migliorie venivano attuate in modo minimo e quasi esclusivamente alle piattaforme hardware che servivano da base per il funzionamento dei cabinati. I concept dei giochi invece ad un certo punto cominciarono a riciclare se stessi, ripetendosi quasi all'infinito, solo con minime variazioni sul tema ogni volta. Del resto, in una situazione in cui la formula funzionava e garantiva un costante introito di denaro sia per i gestori delle sale giochi sia per SNK stessa, guai a cambiare qualsiasi cosa di una virgola. E così, mentre altri produttori sperimentavano con generi sempre diversi e donavano ai videogiocatori esperienze nuove e originali, SNK per la maggior parte del tempo rimaneva nel suo, continuando anno dopo anno a sfornare l'ennesimo picchiaduro o sparatutto, cercando di raggiungere la formula perfetta per sbancare in tutte le sale giochi non solo del Giappone, ma del mondo intero.
Ovvio, moltissimi dei brand più famosi arrivarono anche sulle varie console in quel momento sul mercato, e ovviamente anche su AES, sistema di intrattenimento casalingo della stessa SNK, ma quasi mai si trattava di prodotti pensati appositamente per la fruizione casalinga, quanto piuttosto riadattamenti di ciò che era già uscito in sala. Intendiamoci, per SNK e per i suoi sostenitori andava benissimo così. Del resto erano proprio i giochi di stampo arcade che quel genere di giocatori voleva. E la casa quindi ne sfornava a ritmo serratissimo, senza soluzione di continuità. Samurai Spirits o Showdown rientra proprio nel fortunato filone di videogame arcade di picchiaduro uno contro uno, nati dal post Street Fighter, il primo, in poi. Non molti sanno però che Samurai Showdown inizialmente avrebbe dovuto essere qualcosa di molto diverso, venendo cambiato in corso d'opera quando SNK decise di cavalcare l'onda degli uno contro uno in sala. Samurai Spirits. All'epoca dei componenti dei team di sviluppo che lavoravano sui giochi arcade, beh, non è che si sapesse moltissimo. Spesso chi lavorava su un gioco destinato a quegli ambienti non veniva quasi neanche accreditato. E raramente veniva coinvolto quando c'era da mostrare i frutti del proprio lavoro durante eventi o manifestazioni a tema. Certo, esistevano delle eccellenti eccezioni, come ad esempio il team Sega AM2, i cui componenti apparivano regolarmente durante interviste e comunicazioni varie, ma nella maggior parte dei casi nell'ambiente dello sviluppo per arcade giapponese chi lavorava effettivamente ai giochi rimaneva spesso e volentieri nell'ombra. Il team di sviluppo di Samurai Showdown non fece tanta eccezione alla regola, anche se rispetto ad altri a livello di notorietà se la passò, diciamo, abbastanza meglio, ma proprio un pelino, eh? Si trattava del team Samurai Gumi, letteralmente gruppo samurai. Composto inizialmente da 20 persone e poi arrivato a 50, comprendeva alcuni grandi talenti emergenti in seno a SNK, fra cui Yasushi Adachi, ideatore e produttore responsabile della serie, il designer Tomoki Fukui e il compositore Norio Tate. Si trattava di uno dei pochissimi team a possedere persino un proprio sito web personale, cosa più unica che rara all'epoca. Sito web tra l'altro ancora attivo e visitabile, vi lascio il link qui in descrizione. Fateci un salto, feelings anni 90 assicurati. Inizialmente l'idea di Adachi era non tanto di dar vita ad un picchiaduro all'arma bianca uno contro uno, quanto piuttosto ad un concept, all'epoca indicato con il nome di Dark Zone, riferito ad una sorta di brawler in 2D a scorrimento laterale, molto movimentato e a tema mostri e zombie, in cui avremmo impersonato ben tre personaggi altrettanto mostruosi, ma eroicamente schierati dalla parte dell'umanità, contro orde di propri simili cattivissimi, ma anche piuttosto ridicoli. E uno di questi tre eroi l'avremmo conosciuto benissimo in seguito, proprio all'interno del brand di Samurai Showdown. Si trattava infatti niente proprio di meno che del prototipo di quello che alla fine diventò Genan, quella sorta di assurdo ibrido fra Gollum ed Edward Mani di Forbice, un essere chiaramente condannato ad un'esistenza da onanista frustrato, personaggio che poi effettivamente fu riciclato nel roster dei combattenti del Samurai Spirits definitivo. Dopo svariate consultazioni con i piani alti dell'azienda, si pensò che un picchiaduro a scorrimento non sarebbe stata la formula migliore da usare per far sfondare il neonato brand sul mercato globale. Scelta discutibile per quanto mi riguarda, io l'avrei giocato benissimo anche in quella forma. Il gioco venne quindi modificato in una sorta di avventura lineare con combattimenti su arene chiuse, in cui un massimo di due personaggi, controllati dai giocatori, avrebbero combattuto, ognuno su un piano diverso, contro nemici controllati dal computer, da avversari semplici fino a veri e propri boss. Questo nuovo gioco, ribattezzato The Samurai, prevedeva un minimo di 6 personaggi giocabili originali fra cui scegliere. Dagli schizzi preparatori possiamo riconoscere i volti noti, seppur ancora grezzi, di alcuni dei componenti di quello che sarebbe stato il roster definitivo di Samurai Showdown, ad esempio Haomaru, Nakoruru, Galford o Hanzo. Alla fine però anche quella formula di gioco non venne ritenuta adatta al mercato di quel momento. Si decise quindi di convertire tutto in un classico uno contro uno, genere più immediato e di sicuro impatto.
tra l'altro anche piuttosto originale del panorama dei picchiaduro simili, date le caratteristiche peculiari da gioco d'azione, come l'impiego di armi da mischia, mosse speciali che facevano uso di personaggi di contorno e via dicendo. Eh già, se Fatal Fury era l'equivalente di SNK al concorrente Street Fighter 2 di Capcom, Samurai Showdown virtualmente sarebbe stato un unicum nella sua nicchia, non potendo essere direttamente confrontato con nessun'altra produzione simile nello stesso periodo. Se poi ci mettiamo anche l'enorme appeal dato dall'ambientazione del gioco, che richiamava il Giappone del XVIII secolo, il successo avrebbe dovuto essere assicurato. Bisognava solo non sbagliare nulla nelle due componenti più importanti in assoluto per un picchiaduro: la caratterizzazione dei personaggi e il bilanciamento del gameplay. La prima questione venne risolta molto agilmente, ispirandosi proprio alla varietà e allo stile delle produzioni della rivale Capcom. Ogni personaggio utilizzabile nel gioco, appartenente anche a diverse nazionalità, avrebbe messo in gioco non solo tutte le abilità tipiche del proprio stereotipo, ma avrebbe avuto in dotazione anche un proprio stage dedicato, ambientato nella sua terra d'origine. In totale vennero preparati 12 lottatori più un boss, tutti molto ben caratterizzati e ispirati a miti e leggende sia giapponesi che occidentali. Insomma, un ottimo biglietto da visita per convincere il pubblico internazionale a dare una chance al gioco in sala. La seconda componente, ovvero il bilanciamento del gameplay, si rivelò un po' più problematica. Anzi, che dico, una vera spina nel cuore della formula di gioco. L'obiettivo, forse un po' azzardato, del team di sviluppo era di non imporsi limiti né paletti verso l'obiettivo di mostrare nel modo più fedele possibile il terrore di combattere all'arma bianca. Spada contro spada o simili, con tutte le ovvie conseguenze del caso, come essere squartati vivi da un fendente ben assestato. Mosse del genere non avrebbero mai potuto essere equiparate ad un pugno e il loro danno avrebbe dovuto essere coerente con quanto mostrato a schermo. Insomma, se vi beccavate una katanata qua, sull'osso del capocollo, ci stava di perdere in un solo colpo più della metà della propria barra di energia, no? Beh, no. Un sistema di gioco così potenzialmente sbilanciato non mancò di generare molte critiche e scontri sia all'interno dello stesso team Samurai Gumi che nei piani alti di SNK. Dalla direzione della compagnia arrivò quindi il diktat di tornare in carreggiata ed eliminare palesi sproporzioni nel bilanciamento. Ma Adachi e i suoi si intestardirono e, pur di mantenere intatta la loro idea originaria e permettere al giocatore di percepire sulla sua pelle la forza distruttiva delle armi impiegate nel gioco, furono fatte orecchie da mercante e qualsiasi raccomandazione ignorata bellamente. Oggi buttare fuori sul mercato un gioco dalla formula così incoerente e sbilanciata sarebbe un autentico suicidio, ma all'epoca si privilegiava lo sperimentare, anche magari sbagliando, piuttosto che il puntare a confezionare prodotti perfetti sotto tutti i punti di vista. Come cambiano i tempi. Quel periodo fu per il mercato dei videogiochi un irripetibile momento d'oro in cui la libertà degli sviluppatori era quasi senza limiti e la crescita dell'industria procedeva di pari passo con quella delle stesse software house che acquisivano giorno dopo giorno sempre più skill e metodologie di lavoro per rendere realtà idee che fino a pochi anni prima erano possibili solo su carta. Una di queste fu la barra di caricamento aggiuntiva per tutti i vari personaggi di Samurai Showdown. Insomma, l'indicatore di rabbia che si carica mano a mano e che tutti conosciamo benissimo. E già, apparve per la prima volta proprio su Samurai Showdown e da quel momento venne ripreso da praticamente tutti i picchiaduro bidimensionali successivi. Il cosiddetto indicatore Ikari nacque un po' per caso durante le sessioni di gioco su Street Fighter 2 con cui i membri del team Samurai Gumi solevano sollazzarsi durante le pause dal lavoro. Durante una partita un po' più concitata del solito, in cui lo stesso Adachi stava perdendo miseramente, questo si alzò dalla sedia di scatto e, in posa plastica da Power Ranger, urlò Ikari Gojo! Per poi ributtarsi nella lotta con maggiore foga. Da quella esilarante scenetta scaturì un'idea vincente che venne implementata nel gioco in men che non si dica e che fece letteralmente la storia.
Arriviamo quindi al momento del lancio di Samurai Showdown in Giappone, ovviamente col nome originale di Samurai Spirits. Siamo in una bollente estate, agli inizi del luglio del 1993, quando il gioco approdò nelle sale giochi di tutto il Giappone. E fu un successo incredibile. L'azione di gioco, veloce e scandita dai frequenti zoom della telecamera virtuale che inquadrava la scena, esercitò fin da subito una grandissima attrattiva per i videogiocatori giapponesi, che letteralmente consumarono tutti i cabinati MVS che trovavano in giro. La distribuzione in occidente del gioco seguì poco dopo, una volta riadattato il titolo in quel Samurai Showdown che conosciamo benissimo. Si dice infatti che sia stato il distributore americano di SNK a pretendere la modifica, cambiando la parola Spirits in Showdown, termine nato da una crasi fra le parole Shogun e Showdown, appunto. Si pensava che un titolo del genere fosse più indicativo del contenuto del gioco e che suonasse meglio alle orecchie di noi cafoni occidentali di un banale Spirits. Vabbè. Il successo del gioco fu talmente grande che cominciò a mettersi in moto la solita macchina dell'indotto che spesso finisce col satellitare attorno alle produzioni videoludiche più gettonate, con caterve di prodotti collaterali che da quel momento in poi spuntarono come funghi. Manga, anime, OAV animati, action figure, gashapon, insomma un intero ecosistema di merchandise che proprio ai picchiatori all'arma bianca di SNK era dedicato. Qui in Italia ovviamente molto di quel materiale non arrivò, ma le poche cose su cui si riusciva a mettere le mani erano prodotti tutto sommato simpatici. Come ad esempio gli Yonkoma a tema, pubblicati sulle pagine della sfigatissima rivista contenitore Game Over di Star Comics. Qualcosa che, fu bello finché durò. Tra l'altro su quei volumetti mi avevano pure pubblicato un paio di mie letterine sceme con tanto di orripilanti vignette disegnate di mio pugno. Ma stendiamo un velo pietoso, va. Se avete quei volumetti vi proibisco categoricamente di rendere pubbliche quelle porcherie. Samurai Showdown innescò poi un nutrito filone di seguiti e spin-off, sia su piattaforme Neo Geo che anche su quelle dei produttori concorrenti. Diciamo che SNK non è che si curasse tantissimo della questione esclusività, dato che era più che certa che nessuna console concorrente avrebbe potuto offrire la qualità arcade perfect della sua ammiraglia casalinga, ovvero il Neo Geo AES. Anche se l'ottima conversione per 3DO effettivamente fece un po' vacillare quella certezza. In seguito furono fatti esperimenti anche sulla piccola di casa SNK, ovvero il Neo Geo Pocket. Sia nella versione in bianco e nero che in quella color, Samurai Showdown apparve ovviamente in versione opportunamente ridimensionata. Fu lo stesso team Samurai Gumi a curare i porting per Neo Geo Pocket, non senza un bel po' di difficoltà, dovute alle bassissime specifiche tecniche e alle mille limitazioni fra cui destreggiarsi per poter portare a casa il risultato. All'epoca giravano molte voci di malumori e fastidi riguardo Neo Geo Pocket, da parte di chi era costretto a lavorarci, soprattutto in una situazione in cui praticamente chiunque era felice di programmare su Game Boy Color, console di gran lunga migliore sotto tutti gli aspetti. Se poi ci mettiamo anche il reparto marketing di SNK, che bullizzava a sproposito la console Nintendo, piazzando come testo promozionale delle pubblicità di Neo Geo Pocket la frase "I'm not boy", possiamo ben intuire come al fastidio si aggiunse presto anche l'ansia da prestazione. Insomma, non proprio una situazione felice. Altro piccolo intoppo fu l'applicazione della censura sui mercati occidentali, in cui all'epoca anche un gioco cartoon, non molto esplicito come Samurai Showdown, poteva essere ritenuto troppo violento. In alcune versioni quindi il rosso del sangue venne virato al verde o modificato in saliva. Poca roba, intendiamoci, ma pur sempre un'orrenda deturpazione del prodotto originale che non avrebbe mai dovuto essere applicata. Sebbene la serie sia continuata poi a lungo su tante piattaforme diverse, il post primo Samurai Showdown, quello originale, coincise con un periodo di grandissimi cambiamenti all'interno di SNK, che andarono ad influire direttamente con le strategie di produzione, ed ebbero ripercussioni tangibili su tutti i prodotti seguenti editi dalla casa. E in tutto ciò ebbe un importantissimo ruolo, niente proprio di meno che Takashi Nishiyama, veterano di Capcom e creatore del primo originale Street Fighter.
Da esperto del settore, Nishiyama lavorò in modo tale da incorporare lentamente all'interno di SNK lo stesso modello di business che con successo era stato utilizzato in Capcom. L'importanza data al processo creativo a discapito del controllo del budget venne meno e prima ancora di dar modo al team di esprimersi venivano settate scadenze, obiettivi, capitali da impiegare senza sforare e via dicendo. Insomma, SNK cominciò a ragionare da vera, seria multinazionale. La pacchia finì definitivamente quando in società venne introdotto un gruppo di specialisti in conformità aziendale e gestione del budget, che prese a monitorare ancor più da vicino la resa degli studi interni. E alla fine il dover sempre avere a che fare con cifre e scadenze pose inevitabilmente un brusco freno al lato innovativo dello sviluppo dei giochi. Nonostante le varie difficoltà, la serie di Samurai Showdown, o Spirits che dir si voglia, si confermò come una delle più amate dal pubblico. Forse un po' più in madre patria che in occidente, ma comunque qualcosa su cui tutti i videogiocatori dell'epoca in un modo o nell'altro finivano per imbattersi. Chi in sala giochi, chi magari tramite qualche conversione, dalle meno riuscite alle più apprezzate. Insomma, se ora prendete un videogiocatore trentenne, bello stagionato e gli chiedete che cos'è Samurai Showdown, di certo ciò che otterreste sarebbe solo una descrizione colma di parole d'elogio. Ma riguardo i videogiocatori di oggi, beh, scommetto che in pochissimi saprebbero parlarvi con cognizione di causa di Samurai Showdown. Del resto, prima del reboot dell'anno scorso, la serie latitava dai nostri schermi da un po'. Ed è proprio dalla voglia di portare nuovamente in auge questo marchio e di approcciare una generazione di videogiocatori tutta nuova che nacque questo reboot del brand, totalmente tridimensionale e dall'azione ancora più incisiva e veloce. Una rivoluzione tecnica a cui comunque SNK non si era sottratta già in passato. Già, non tutti ricordano o conoscono questo pattume. Samurai Showdown 64, quinto gioco, seppur non numerato, della serie, uscito solamente in sala giochi nel 1997 e gestito tramite la sfortunatissima piattaforma Hyper Neo Geo 64. Era il periodo in cui il numero 64, messo davanti a qualsiasi cosa di vagamente videoludico, dava l'impressione di star parlando del futuro dell'intrattenimento digitale. Purtroppo in questo caso specifico, alla fine, solo di questo si trattò, ovvero di una vana impressione. Samurai Showdown 64 era legnoso, impreciso e frustrante. In pratica tutto quello che non avrebbe mai dovuto essere un gioco con tizi armati che si mazzolavano. Nonostante tutto, comunque, per essere in pratica il primo tentativo di SNK in assoluto di approcciarsi al mondo dei picchiaduro in 3D, non fu un completo disastro, ma ebbe un paio di pregi, come ad esempio la componente artistica e tecnica, di pregevole fattura per l'epoca. SNK qualche anno dopo ritentò il colpaccio, prima di abbandonare quella strada del tutto, pubblicando una sorta di seguito, ovvero Samurai Showdown 64 Warrior's Rage, con cui si proponeva di rimediare alle magagne del primo capitolo, correggendo quel che all'epoca era possibile correggere. Forse questi due titoli avrebbero meritato quantomeno un po' di visibilità in più, almeno per capire che genere di riscontro avrebbero avuto verso il pubblico occidentale, ma il fatto che non vennero mai distribuiti ufficialmente fuori dal Giappone non aiutò affatto in tal senso. Io comunque il primo lo vidi di persona in una sala giochi della mia Palermo, ma immagino che ci finì per puro caso e in versione bootleg. Con il reboot uscito l'anno scorso, SNK è tornata a battere quei difficili sentieri fatti di poligoni e collisioni, ma stavolta col supporto importante di un engine già testato ed apprezzato in migliaia di progetti in tutto il mondo, l'Unreal Engine 4. Lo sviluppo del nuovo Samurai Showdown iniziò per gradi, dapprima preparando e testando solo due personaggi, Aomaru e Nakururu, e poi addentrandosi in un percorso che portò il team a sviluppare animazioni sempre più precise e contestualizzate per ogni personaggio insieme alla sua arma di riferimento, curando un bilanciamento adatto per il peculiare gameplay e pensato per risultare tecnico, ma non per questo ostico. Poi finendo per dedicarsi a dettagli assolutamente di contorno, ma che per una visione artistica ricca di elementi mitici e idealizzati, come quella della serie, risultavano quasi fondamentali, come il movimento dei capelli dei personaggi che svolazzavano al vento primaverile giapponese, ad esempio. Insomma, un lavoro più profondo e certosino di quello fatto con altre serie SNK che prima di Samurai Showdown approdarono al 3D, come The King of Fighters, ad esempio.
che i capitoli tridimensionali non è che fossero proprio tutta sta bellezza. E così, alla fine, grazie agli sforzi di un team di sviluppo che ormai contava più di 200 persone, nel giugno del 2019 uscì Samurai Showdown, il reboot. Gioco che alla fine, insieme ai capitoli precedenti, quelli bidimensionali, venne preso da Pixel Love, SNK e il distributore Deep Silver, era chiuso nelle edizioni limitate e numerate che vedete qui. Studiate esteticamente proprio come se fossero vecchi giochi per Neo Geo AES, con le loro belle scatolone di plasticona tipo VHS per intenderci. Delle edizioni di cui oggi scopriremo i contenuti. Oh, finalmente questi video tornano ad essere quello che erano in origine, dei prolissi e noiosissimi unboxing. Ah, se ne sentiva proprio il bisogno, vero? E quindi diamo uno sguardo ravvicinato ai giochi! Oh, e cominciamo con Samurai Showdown Neo Geo Collection, praticamente la collezione dei primi 5 Samurai Showdown più il 5 Special e il 5 Perfect, un'edizione un po' particolare che ha una storia peculiare che vi narrerò fra 3 secondi. Allora, innanzitutto andiamo a vedere un attimo di che cosa si tratta. Come avete già visto, è una confezione che richiama quelle tipiche da Neo Geo AES, quindi con queste confezioni di plasticona bella massiccia. C'è bisogno di uno scaffale apposito per poterle stipare, però comunque fanno la loro porca figura. Ci sono tutti i vari loghetti, SNK, Neo Geo, addirittura 7000 mags che fanno un pochino il verso a tutti i loghetti particolari che c'erano sulle confezioni originali e che richiamavano le caratteristiche tecniche del gioco che era presente all'interno della cartuccia. Anche sulla costina ci sono tutti i vari elementi che richiamano appunto le confezioni originali. E sul retro ovviamente abbiamo l'elenco dei contenuti, un po' di illustrazioni e delle didascalie che ci ricordano insomma che questa di qui è la collection definitiva di Samurai Showdown. In realtà non è vero, mancherebbe il 6 che era già per esempio presente nella collection simile per PSP, mi ricordo all'epoca, che dovrei avere da qualche parte, però comunque è presente sono presenti all'interno le due versioni speciali particolari insomma del 5. Allora, proviamo ad aprire, si apre con questo meccanismo a scatto ed ecco qua la confezione con il logo SNK in rilievo. Abbiamo una sorta di bumper, un pezzo di cartone che tiene praticamente in sede il gioco, ovviamente in versione Switch, eccolo qua, Samurai Showdown Neo Geo Collection. E vediamo cos'altro c'è all'interno della confezione. Oh, abbiamo la Samurai Showdown Neo Geo Collection Selected Works, praticamente una bella guida in doppia lingua, inglese e francese, con moltissimi cenni storici sulla saga, sul brand, con interviste ai vari protagonisti dell'epoca, tra l'altro anche Yasushi Adachi, che come abbiamo visto è il producer. Eccolo qua, guarda che bel faccione della serie di Samurai Showdown. Abbiamo dei cenni storici sulla SNK, con tanto di primi giochi, schermate varie, insomma c'è un po' di tutto. Abbiamo tutte le varie illustrazioni, bozzetti preparatori delle prime versioni di Samurai Showdown, quando ancora non era Samurai Showdown, ma era prima Darksun e poi The Samurai. Qui c'è scritto un po' tutto, ci sono tutti i vari bozzetti, i vari sketch preparatori, per poi finire ovviamente, oh guarda, anche Gamantol, la mascotte della SNK durante quel periodo, che fungeva da boss per uno di quei giochi prototipici.
per poi finire, qui abbiamo Earthquake, per poi finire appunto alla storia del gioco in versione AES, giustamente, e poi a tutte le varie schede con le varie illustrazioni dei personaggi principali di tutta la saga. Ovviamente tutti quanti con un'indicazione del gioco in cui sono apparsi. Molto 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 carino, un'edizione veramente ben curata di questo libretto. Poi abbiamo la Arrange Soundtrack del gioco. Eccolo qua, praticamente nella forma di due CD musicali abbiamo una selezione delle migliori tracce riarrangiate tratte appunto dalla colonna sonora di Samurai Showdown, quindi dai vari stage, dai menu, insomma tutte le tracce migliori riarrangiate per l'occasione, presente su due dischi, due CD da ascoltare su qualsiasi impianto che possa leggere i CD musicali. Molto carino, molto bello, qui con la lista delle tracce, la tracklist sul retro. E poi abbiamo una serie di litografie fronte retro che riprendono tutte le varie illustrazioni più famose, anche quelle di Shinkiro, come potete vedere qua. Ci sono sia illustrazioni originali dell'epoca, sia reinterpretazioni moderne che ripercorrono un po' anche le cover dei vari giochi dell'epoca. Ecco qua, molto molto belle, ben colorate, stampate su cartoncino rigido, davvero davvero ben fatte. Eccole qua, roba da veramente farci dei quadretti, incorniciarli, però poi mangiarsi le mani, perché bisognerebbe rigirarli e cambiarli tanto in tanto per far vedere sia l'una parte che l'altra, perché è veramente un peccato nascondere una parte per sempre per preferirne invece l'opposta. Bisognerebbe poter switcharle a piacimento. Molto 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 carine. Ecco, questo è il contenuto della Samurai Showdown Neo Geo Collection. Vi dicevo della versione Perfect di Samurai Showdown 5, dato che è una versione che in origine non uscì mai ufficialmente, in quanto venne un po' creata, diciamo così, per scherzo, era un lavoro un po' così, una forma di svago dei programmatori che già avevano curato la versione Special durante i lavori di Samurai Showdown 6, un gioco di cui si perse il codice originale e che solo in occasione della creazione di questa versione nuova, questa nuova collection, venne rispolverato, ritrovato per miracolo da uno dei responsabili, insomma, della saga dell'epoca, sotto forma di ROM. ROM che fu poi modificata da chi ha curato questa collection in modo tale da includere la lingua inglese, perché comunque era una ROM esclusivamente giapponese, e renderla così fruibile a tutti ed includerla in questa collection. Ovviamente tutti i giochi di questa collection sono stati un po' rimaneggiati per adeguarli ai nuovi standard, quindi con la possibilità di matchmaking online e una selezione all'interno della cartuccia in un menu specifico, sia di brani ascoltabili liberamente che anche di illustrazioni e di vario materiale, insomma, tratto dai vari giochi, che è possibile fruire come bonus. Ecco, quindi comunque si tratta di dei giochi originali, però riadattati leggermente ai nuovi standard di gioco, soprattutto online. Una bella collezione, davvero molto molto completa. Peccato che manca il 6, perché nelle vecchie collection c'era e qui no. Ma vabbè, spostiamo tutto e passiamo alla... Oh, eccoci qua, alla versione Collector Limited del reboot in 3D di Samurai Showdown. Anche qui abbiamo la solita confezione stile Neo Geo AES, anche qui con i vari loghetti, 20.000 mags,
molto molto simpatico, con la sua costina fatta proprio in tema, in tinta con quelle originali, e sul retro ovviamente una serie di focus sui vari personaggi giocabili e le varie new entry che fanno parte adesso del nuovo roster di questo gioco. Vediamo all'interno la confezione cosa comprende. Ok, abbiamo il gioco Samurai Showdown, il reboot ovviamente in versione Switch. Abbiamo poi un bonus molto molto apprezzato, che è la versione Switch, anche qui fisica, di Samurai Showdown 2 Pocket Fighting Series, cioè praticamente è la versione Switch del secondo Samurai Showdown per Neo Geo Pocket Color. Un gioco molto molto apprezzato all'epoca dai fan, per quanto non comunque perfetto, perché aveva comunque i suoi limiti, giustamente essendo stato progettato per girare su Neo Geo Pocket Color. Quindi praticamente abbiamo due giochi, la versione reboot del primo Samurai Showdown e poi Samurai Showdown 2 versione Pocket Fighting Series. Poi vediamo, oh ecco qua, abbiamo nient'altro oltre a l'artbook di Samurai Showdown, The Art of Samurai Showdown, eccolo qua con il buon Aomaru in copertina. Essendo un artbook, comprende praticamente solo illustrazioni. Sapete che io non sono molto un fan degli artbook, perché li trovo un po' fine a se stessi, ma se come in questo caso comunque ci sono presenti delle informazioni da leggere, ecco, la cosa già mi risulta più gradevole. Può piacere, può non piacere, però fa parte di questa collection. E ovviamente, ecco, questa è una cosa bellissima, l'ultima è naturalmente Thank You for Playing, eccolo qua, fatto apposta, proprio per noi, per il canale di Dr. Game, Thank You for Playing. No, non è vero, è una cosa che hanno messo perché alla fine dei giochi arcade spesso e volentieri c'era proprio questa scritta, ed è proprio uno dei motivi per cui io l'ho usata come titolo della bistrattatissima serie che avete visto sul canale. Ecco qua ragazzi, queste sono le due Limited Edition by Pixel Love di Samurai Showdown in reboot tridimensionale e Samurai Showdown Neo Geo Collection. E per questo nostro doppio unboxing direi che per adesso è tutto. Allora, che ne dite? Beh, sebbene queste due edizioni speciali che avevano una tiratura limitata siano oggi ovviamente irreperibili, sul sito di Pixel Love trovate comunque le versioni lisce, quelle lì che avete visto all'interno. Nello specifico il reboot sul sito di Pixel Love l'ho trovato in versione Switch, mentre la collection dei primi 5 capitoli più le due varianti del quinto c'è anche in versione PlayStation 4, compatibile in retrocompatibilità anche con PlayStation 5. È possibile però che in futuro Pixel Love possa pensare ad una ristampa di queste due versioni speciali, magari rimodulandole un pochino. Del resto il clamore che hanno suscitato fra gli appassionati e i collezionisti è stato importante, quindi chi lo sa, potrebbero ritornare in vendita. Volete acquistare ora una di queste due edizioni limitate? Beh, non potete. Ora come ora non ci sono speranze di procurarsele, se no spendendo il doppio o il triplo del loro costo originale nei soliti canali dedicati all'usato, dove girano i peggiori speculatori dell'universo, quindi sinceramente non ve lo consiglio. Più che altro vi lascio qua sotto in descrizione il link diretto al sito di Pixel Love. Se siete interessati vi consiglio di tenerlo sempre sott'occhio per qualsiasi novità. Bene, che altro dire, per questo videino storico è tutto. Spero che vi sia risultato di qualche interesse, se così non fosse, so dove venirvi a trovare. Un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro Dr. Game e noi ci vediamo al prossimo video. Adesso scusatemi, ma devo andarmi a lisciare la katana. Che detto così fa un po' schifo, però vabbè. Konnichiwa!